Adriana Canepa e faccio l'insegnante di greco e latino al liceo classico Balbo, che è il padre, diciamo così, del serale. La mia esperienza del serale è stata un'esperienza bellissima. Io ho insegnato lì 3 anni e insegnavo latino. Pensate che la prima volta che mi sono seduta in classe ho detto: sono la vostra prof di latino. E un alzato la mano e ho detto: ma dove si parla il latino, prof? No? Cioè, questo è stato l'esordio di questa grande materia, per cui è stata una sfida pazzesca. Però ho vinta. Ho in mente ragazze che sono tatuate le frasi di Catullo, oppure la frase di Seneca. Come dire, questa cosa me la porto con me per sempre. Il latino è una cosa, una materia fondamentale, perché innanzitutto spiega tutta la nostra lingua. Cioè, il latino spiega la realtà, spiega le cose come sono, no? A parte che usiamo ancora parole latine, tandem, dulcis in fundo, piuttosto che proloquo. Poi perché tutto quello che siamo viene da lì. Quando ho spiegato della Repubblica, della democrazia, delle leggi, della giurisprudenza, oppure soprattutto quando vai a toccare, dire, le domande sul senso della vita, il valore del tempo, come fai Seneca, che cos'è l'amore, quando fai Catullo, no? Cioè, questi qui hanno dato voce a ciò che noi siamo e viviamo. I ragazzi capiscono che la loro umanità è più piena, no? Se conoscono quella storia, se incontrano quelle persone lì, perché sono incontri, no? Oltre al fatto che non è per niente banale, il latino ti fa ragionare. Quelli che hanno fatto queste materie arrivano in alto, superano le cose, ma non perché sono più superiori classisticamente, perché hanno una mente allenata al ragionamento. Questa è la cosa più preziosa che puoi lasciare in ragazzi. Qualunque materia tu puoi fare. Sicuramente ce ne sono tante, perché ti rivolgi a persone che sono molto diverse tra di loro, che non hanno tutte la stessa preparazione, le stesse basi, con la loro storia umana diversa. Per cui le stesse cose le fai in un modo più semplificato, però con la stessa passione, con lo stesso desiderio di farli innamorare di quella cosa e trattandoli come se fossero degli studenti, però sono degli studenti in quel momento, no? Quindi tenendo dentro però tutta la loro storia. La motivazione di questi ragazzi è l'ho trovata ancora più alta rispetto a quella del mattino. Non per tutti ovviamente, però diciamo che la percentuale di questi era talmente sempre in minoranza che determinava il clima, questa grande motivazione, capito? Questo grande desiderio di coinvolgersi. I ragazzi che sbagliano, che non si sentono etichettati, è perché noi non li guardiamo, noi adulti, non li guardiamo secondo tutta la grande potenzialità che loro hanno, secondo tutte le risorse che loro possono mettere in campo, ma li etichettiamo. Siamo adulti pregiudiziali, perché i ragazzi possono cambiare se tu gli dai la possibilità. Si sentono esclusi, si sentono in qualche modo ostacolati nel loro percorso, magari li fa lasciare la scuola. Ed effettivamente poi possono avere una chance, una seconda opportunità andando a serale, come è successo ad alcuni miei alunni e come succede, meno male che c'è questa opportunità, perché purtroppo siamo in tanti a fare questo errore, no? Di guardare i ragazzi per quello che apparentemente sono come meno. A parte perché dai e ricevi continuamente, perché continui a imparare tutta la vita, ma perché davvero puoi contribuire un pezzettino piccolo piccolo a costruire degli uomini migliori, no? Che possano essere utili a sé e alla società. Questo te ne accorgi così, però dipende come fai scuola, perché se fai un'ora di lezione in un modo o in un altro cambia profondamente tutto, perché in un secondo un ragazzo può capire cosa è chiamato a fare nella vita, in un secondo un ragazzo può imparare una cosa di sé che non sapeva. La scuola si costruisce così, attraverso delle relazioni in cui ti giochi tutto. Questo è, secondo me, la scuola. L'esperienza di aver insegnato contemporaneamente al serale, al diurno, è stata una cosa molto positiva, perché io ho potuto raccontare ai miei ragazzi del mattino le storie dei ragazzi che avevo al serale, che erano spesso storie che le aiutavano a quelli del mattino magari a affrontare delle difficoltà che potevano esserci a scuola, delle fatiche, il desiderio di mollare, il desiderio di, insomma,
far troppa fatica, quindi di lasciarla a scuola, no? E allo stesso tempo di regalare la storia di gente che si è ricreata, perché al serale incontro gente che sia che ha abbandonato, sia che ha ricominciato a studiare, sono tutte storie straordinarie. Cioè io raccontavo tantissimo, così come raccontavo al serale del diurno, no? E era un interscambio davvero, per me, costruttivo, per me, ma anche per ciascuno dei ragazzi. Ho incontrato ragazzi al serale che avevano lasciato la scuola e secondo me che facevano più fatica a star lì che non quelli che avevano ricominciato da zero, perché avevano da superare una fatica del loro abbandono. E però anche quelli ce li siamo conquistati, nel senso che effettivamente hanno incontrato delle persone che hanno saputo rimetterli nella possibilità, nella condizione di fare scuola.